E buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. E oggi siamo al secondo LDS Cycling Show. Spero che questa nuova rubrica vi stia piacendo. E se non avete ancora visto lo show precedente, sapete che a fine video lo potete trovare direttamente nei video consigliati. Argomento della settimana. Questa settimana si parla di mobilità urbana. Visto l'aumento di benzina e diesel, è arrivata l'ora di parlare di mobilità urbana. Penso un po' a tutti, è balzato in mente di muoversi direttamente in bicicletta. Muoversi per andare al lavoro, muoversi per andare a fare le commissioni, per evitare di andare ad utilizzare la macchina e per evitare sprechi inutili. Nel pensare questo, però, avete anche sicuramente pensato tutti i problemi che ci potrebbero essere, ovvero adesso fa troppo freddo, nei periodi piovosi piove, come faccio a coprirmi? Quando fa caldo invece fa troppo caldo, devo trasportare delle cose, come faccio? E quindi quello che avete pensato c'è sempre stato qualche piccolo problema. Ma siamo proprio qui per parlare di questo oggi. Nel mondo del ciclismo forse siamo troppo abituati a parlare di gare, a parlare di performance, soprattutto in questo canale, ma la bicicletta intesa proprio come mezzo, in moltissime persone la utilizzano proprio per i trasporti e soprattutto per muoversi tutti i giorni, per andare a fare la spesa e per andare principalmente al lavoro. Esistono svariate tipi di bici. Per le persone che abitano in città e si muovono magari in metropolitana, esistono delle biciclette pieghevoli fatte apposta per essere trasportate come se fossero uno zaino, e con questo si ottimizzano moltissimo i costi e i tempi. Oppure per chi le ha prese in considerazione esistono svariati tipi di bicicletta città. Le più classiche, tipo le olandesi, dove troviamo il portapacchi posteriore e una bicicletta anche un po' troppo pesante, ma esistono anche le biciclette a città a lunga distanza, che sono perfette per gli spostamenti. Esistono le biciclette da trekking, che anche loro sono perfette per gli spostamenti, e dopo, nel prodotto della settimana, andiamo a vedere proprio una di queste, che sono perfette per spostarsi su strada e spostarsi anche nel fuoristrada, sempre per un utilizzo di tutti i giorni, e andando a fare così evitiamo l'uso della macchina, evitiamo di andare a pagare la benzina a 2,20€, 2,30€, dipende in che parte d'Italia siete, ma attualmente che sto registrando il video i prezzi sono così, e molto probabilmente, se l'andamento è quello delle ultime settimane, aumenterà ancora. Il bello di muoversi in bici, oltre a non spendere niente, perché dopo che avete comprato la bicicletta a parte per mantenerla, non si spenderà un euro, perché sono le gambe che vi fanno andare avanti, a parte se utilizzate una bicicletta elettrica che sarà da caricare. Oltre alle biciclette che vi ho detto prima, esistono anche delle biciclette adatte anche a trasportare dei carichi, tipo le cargo bike, dove possiamo andare a portare praticamente altre persone. E il bello, se ci spostiamo in città, è che non abbiamo i problemi di andare anche a pagare il parcheggio. Oltre a questo, prima vi avevo accennato i problemi di freddo, caldo, pioggia, e esistono proprio degli indumenti, ovvero giacche, pantaloni, guanti, caschi, che sono perfetti per questi tipi di spostamento. E commentate qui sotto con hashtag l'argomento per dire la vostra con l'aumento dei prezzi della benzina alle stelle e dello spostarsi in bici giornalmente piuttosto di utilizzare l'auto. Commenta qui sotto con hashtag l'argomento. Prodotto della settimana. Come vi ho accennato prima, il prodotto della settimana questa settimana è una bicicletta, è una bicicletta pedalata assistita, è la Riverside 500 E. Bicicletta elettrica dal prezzo di 1.299€, bicicletta trekking perfetta per gli spostamenti di tutti i giorni, anche se non avete voglia di fare fatica, proprio perché è assistita. Quindi, rispetto a una bicicletta muscolare, ci dà una mano nella pedalata fino a 25 km/h. Il bello di questa bicicletta è che, prima di tutto, è una bicicletta comoda. Già vederla ha un ammortizzatore anteriore davanti che ci fa rimanere in comodità,
nulla di troppo impegnativo per andare nel fuoristrada, ma ci consente comunque di andare in qualche strada bianca, di andare in un prato, e quindi se vogliamo tagliare rispetto alla strada tradizionale con questa bicicletta lo possiamo fare. Nelle riprese che state vedendo fino adesso, dove mi raffigurano che la sto utilizzando, ho fatto proprio il tragitto casa lavoro con questo modello di bicicletta. Mi sono trovato decisamente bene, siccome quel giorno non avevo molta voglia di pedalare. Se volete un video recensione di questo modello di bicicletta, scrivetelo qui sotto nei commenti. Sì, per ogni cosa scrivetelo qui sotto nei commenti e non fate come l'ultima volta. E per darmi una mano nel far continuare questa serie, commentate pure qui sotto. Mondo gare, e eccoci arrivati a parlare di gare. Ritorniamo a parlare di biciclette performanti, non più di mobilità. Andiamo a vedere cosa è successo nella Parigi-Nizza. Vittorioso è stato quest'anno, finalmente, dopo la sfortuna che ha avuto l'anno scorso, Primoz Roglic davanti a Simon Yates, che gliel'ha fatta sudare fino all'ultimo, e a Martinez. Nello scorso show abbiamo visto cosa è successo nelle prime due tappe e ora andiamo a vedere cosa è successo invece nelle altre tappe. Nella terza tappa vittorioso è stato Mats Pedersen, ritornato dopo due annetti con la gamba dei giorni migliori, davanti a Brian Cockart e a Wout Van Aert. Nella quarta tappa invece, tappa cronometro, vittoria di Wout Van Aert davanti al compagno di squadra Primoz Roglic e a Rohan Dennis, sempre portacolori del team Jumbo-Visma. Nella quinta tappa invece arriva la fuga, vittoria in solitaria di Brandon McNulty davanti a Bonamour e a Jorgensen. Nella sesta tappa vittoria anche qua di Burgado, che è riuscito ad infilzare tutti i velocisti nell'ultima côte, che si trovava in meno 6 km davanti a Mats Pedersen e a Wout Van Aert. Nella settima tappa vittoria di Primoz Roglic davanti a Martinez e a Yates, e nell'ultima tappa, nell'ottava, come vi ho accennato prima, Simon Yates vittorioso davanti a Wout Van Aert e a Primoz Roglic. Wout Van Aert in questa tappa è stato fondamentale per la vittoria di Primoz Roglic, perché è riuscito a star con lui fino all'arrivo e è riuscito a non fargli perdere quei secondi che aveva di vantaggio su Simon Yates. Tirreno Adriatico, dominata anche qua da uno sloveno, vittoria di Tadej Pogacar davanti a Vingegaard e a Mikel Landa. Ci eravamo lasciati anche qua nello scorso show, dopo la prima tappa, quella cronometro. Nella seconda tappa invece, allo sprint, vittorioso Tim Merlier davanti a Coy e a Groves. Nella terza tappa, sempre tappa di volata, vittoria di Caleb Ewan davanti a De Mar e sempre a Coy. Nella quarta tappa, tappa dura, vittorioso è stato Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard e a Victor Lafay. Nella quinta tappa i fuggitivi beffano il gruppo e vittorioso è stato Warren Barguil, che non vinceva da lontano 2017 davanti a Maurice e a Velasco. Nella sesta tappa invece vittorioso è stato ancora Tadej Pogacar davanti a Vingegaard e a Landa. Nell'ultima tappa è arrivata la volata con la vittoria di Phil Bauhaus davanti a Giacomo Nizzolo e a Groves. Passiamo col vedere cosa è successo nelle ruote grasse. Andiamo a vedere cosa è successo nell'XC di Albenga. Vittoria di Jordan Sarru davanti a Gerhard Kirschbaumer e a Boikis. Parco bici, anche questa volta vi faccio vedere una mia bicicletta, è la Van Rysel LDR CF Ultegra, che penso avete già visto, montata di serie. Siccome non mi sono arrivate foto, vi invito a mandarmene via mail nella mail che vedete appena qua, lorenzodelsant26@gmail.com, e non esitate a farlo. Da commentare, la rubrica da commentare, e oggi vi lascio questa foto che è stata fatta in un distributore che sta spopolando all'interno dei social, dove è scritto: rispetta sempre i ciclisti, potresti esserlo anche tu.
e sbizzarritevi qui sotto nei commenti, e non esitate a farlo, siccome nello scorso show nessuno ha commentato la vecchia foto dei tre Jumbo-Visma che hanno dominato quella gara. E purtroppo non posso dirvi qual è stato il commento migliore della settimana scorsa. Per evitare che settimana scorsa succeda questo, commentate questa foto. E siamo giunti alla fine di questo secondo show. E se siete arrivati fino a questo punto del video, non dimenticatevi di mettere un bel like, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.